cibo è politica. Ogni comunità deve avere il diritto di controllare e accedere alle proprie terre e acque per produrre e raccogliere cibo, ma alcune aziende e governi lo impediscono. Ecco perché l'attivismo politico è importante, ed ecco perché Slow Food si impegna per ottenere politiche alimentari, agricole e politiche di pesca migliori. Ogni giorno molte comunità sono allontanate con forza dalle loro terre o è negato loro l'accesso alle acque di pesca da grandi aziende, potenti elite locali o governi senza scrupoli che comprano e vendono la terra ridisegnando i diritti di accesso. Private dell'accesso alle fonti di sostentamento, queste comunità sono spesso spinte verso la povertà. Questo processo è definito accaparramento di terre e acque, altresì detto land and ocean grabbing. Dagli anni 2000, 33 milioni di ettari di terreni agricoli sono passati nelle mani di investitori stranieri. Gli attori più potenti di questa situazione stanno acquisendo potere nel plasmare il futuro dei nostri oceani. Questo è il risultato della competizione tra diversi utilizzi del mare, come l'estrazione di risorse, la produzione di energia, la tutela della natura e il fatto che spesso i governi sono al servizio degli interessi delle aziende, invece che dei pescatori locali tradizionali. L'accaparramento di terre e oceani spesso comporta attività agricole di pesca più intensive, che danneggiano gravemente la biodiversità, la resilienza climatica e il tessuto sociale. Per questo motivo Slow Food lavora con tutte le comunità che rischiano di vedersi sottrarre terre e acque. Nel 2020 Slow Food ha collaborato con l'International Land Coalition per richiamare l'attenzione sul violento allontanamento della comunità indigena degli Ogiek dalla foresta Mau da parte del governo del Kenya. Insieme a centinaia di organizzazioni è stata rilasciata una forte dichiarazione indirizzata al governo e si è cercato di garantire la necessaria copertura mediatica per sovrastare questa situazione drammatica. Sulla costa occidentale del Canada, dal 2017, un gruppo della rete Slow Fish porta avanti una campagna con la Fisheries for Communities per contrastare la privatizzazione dei diritti di pesca locali e spingere il governo a garantire che le risorse dell'oceano restino nelle mani dei pescatori e delle comunità costiere. Costruiamo insieme politiche alimentari migliori.